La domanda numero due che mi fanno le persone è: come fai a studiare all'università, fare musica e gestire un canale di vlog contemporaneamente? In altre parole, come fai a essere così produttivo? La verità è che vorrei essere molto più produttivo di così. Però in questo video ti spiego le tecniche che trovo utili per aumentare la propria produttività e che sicuramente funzionano anche per te. La domanda numero uno invece è: quanto guadagni? E di questo ne parlo in questo video. Mi hanno costretto, mi fa volare. La regola numero uno per essere più produttivi è dedicarsi alle proprie passioni. Te lo dico chiaramente, non sarai mai il migliore in qualcosa che non ti piace. Se nella tua vita stai facendo qualcosa che non ti piace, hai due possibilità: ti costringi a fartela piacere, oppure la abbandoni e scegli di fare qualcosa che ti piace. La mia passione è la musica e trovo sempre il tempo da dedicarvi, anche quando non ho tempo. Dedicati a quello che ti piace e ti prometto che avrai risultati di gran lunga migliori. Se fai già qualcosa che ti piace o hai scelto di costringerti a fare qualcosa che non ti piace, ecco la regola numero due: elimina le distrazioni inutili. Sto parlando di uscite con gli amici e divertimenti? Assolutamente no, quelle sono importanti. Con distrazioni inutili mi riferisco a Instagram, Facebook, televisione e tutto il genere di cose che cade nella categoria attività passive. Si stima che in media una persona passi 3 ore al giorno svolgendo queste attività, che poi secondo me sono di più. Pensate a quante cose si possono fare con 3 ore in più al giorno. Ad esempio, ho smesso di guardare la TV a 17 anni. Al posto di guardare la TV, lavoro a una traccia, faccio un video in cui parlo della produttività e tante altre cose. Detto questo, non è che non guardo mai la televisione o non vado su Instagram. Ogni tanto è anche buono farlo, ma non per 3 ore al giorno. Quindi, consiglio numero 1, fai qualcosa che ti piace. Consiglio numero 2, smettila di andare su Instagram ogni 10 minuti. Consiglio numero 3, abbi voglia di fare. Il mio segreto è che quando mi piace qualcosa, mi viene subito voglia di farla. Mi piace la musica, non mi limito ad ascoltarla, la faccio. Mi piace YouTube e registro video. Quando ti piace qualcosa, non subirla in modo passivo, ma partecipa attivamente a tutto ciò che riguarda quel mondo. Altri esempi: mi piace il calcio e lo sport in generale, non mi limito a guardarlo in televisione, ma gioco. Mi piace il cibo e cucino. Consiglio numero 4, divertiti. Lo scenario è questo: ti chiudi in camera a studiare, butti la chiave dalla finestra e inizi a leggere il libro fin quando non l'hai imparato a memoria. Dopo 72 ore consecutive di studio esci dalla stanza e dici: non ci ho capito niente. Questa strategia è inutile, nonché dannosa. Al contrario, quello che devi fare è alternare attività stressanti ad attività divertenti. Se vedi che non riesci più a concentrarti su qualcosa, prenditi una pausa, esci, fatti una passeggiata, gioca, fai quello che vuoi. Esiste una tecnica chiamata tecnica Pomodoro. Ne parlavo l'altro giorno con mia sorella, l'ho conosciuta in un video di Marcello Ascani. Non l'ho ancora provata, ma sicuramente la proverò e vi farò sapere se mi piace. Secondo questa tecnica, dai il meglio di te alternando 25 minuti di lavoro a 5 minuti di riposo. E così altri 25 minuti di lavoro e altri 5 minuti di riposo. E così via. Fare, fare, fare. Obiettivo numero 5. Buonanotte, consiglio numero 5. Poniti un grande obiettivo. Il mio obiettivo per il 2018, in ambito musicale, era produrre 12 tracce. Che sono tantissime e immaginavo già che non ce l'avrei fatta e non ce l'ho fatta, ma alla fine ne ho fatte 7, che sono anche tante. Non avevo mai prodotto così tanto in un anno. Questo perché, spinto dalla voglia di raggiungere l'obiettivo delle 12 tracce, ho finito col superare i miei limiti. Questi erano i miei 5 consigli che ti do per essere più produttivo. Sicuramente esistono altri consigli. Se tu usi altre tecniche, scrivile nei commenti e ne discutiamo. E ricordati che, come diceva Giulio Cesare, l'unica disposta a farsi in quattro per aiutarti è la pizza.